Si è chiusa così ieri, domenica 7 luglio, la 17ª edizione del Festival Internazionale del Brozzetto e delle Zuppe di Pesce, che ha fatto registrare la presenza di diverse migliaia di visitatori con il profumo di Brodetto a inondare il lungomare, approfondimenti con esperti di fama e contest di altissimo livello e stelle Michelin e tanto tanto divertimento. Promossa da Confesercenti Pesaro Urbino e dal comune di Fa. Venerdì è stata protagonista nella piazza uno splendido Maurizio Lastrico. Sabato la giornata dedicata alle zuppe di pesce del mare Adriatico con Adriatico Contest, la gara dove si sono sfidati a colpi di pesce in zuppa lo chef locale Flavio Cerioni, Fabio Giorgini di Porto Recanati, Jean-Pierre Soria di Vasto e Giorgio da Forno di Marano Lagunare in provincia di Udine. Risultato poi il vincitore della gara con la sua versione bianca di Brodetto. Ah, una punta più di aceto e pepe nero. Ecco che pesci sono abbastanza simili, il rombo forse voi non ce l'avete da queste parti, cioè non lo mettete. Poi noi abbiamo anche il boreto di laguna, anguilla, la passera che è tipica del lato Adriatico, il ghiozzo, il cefalo. Ieri è stato il giorno dedicato alla moretta, poi nello spazio a cura di Master Espresso Italiano, Meet Moretta. Si sono svolte le finalissime della prima edizione di Moretta Evolution, la sfida per la miglior interpretazione della bevanda simbolo di Fano, organizzata da Abi Professional. Sono tutte buone perché ormai, cioè, noi a Fano abbiamo un gusto molto elevato e molto selettivo. Chi fa una moretta fuori dalle righe alla fine non viene premiato, perché la moretta è la moretta. Tra i finalisti che si sono contesi il titolo, la vittoria è andata a Elisa Lodde del bar Bella Vista con il suo Moretta Pè, una sorta di smoothie di moretta fatto con gelato al fior di latte, amarena, polvere di caffè e l'aggiunta di un mix di pepe. Protagonisti anche i cuochi amatoriali che dopo lunga selezione sono arrivati a disputarsi sul palco centrale alla finale di Tutto fa Brodetto con la loro interpretazione di Brodetto alla Fanese fatto in casa. Tra la fanese Giuliana Paciotti ed il pugliese di origini ma fanese di adozione Giovanni Troiano ha spuntata quest'ultimo con la sua fusion di Brodetto tra Marche e Puglia. Quelli del festival sono stati quindi quattro giorni ricchi di iniziative che hanno strizzato l'occhio allo spettacolo, alla cultura, al divertimento e anche all'informazione, richiamando così a Fano quasi 50.000 visitatori nei quattro giorni. Per il secondo anno consecutivo poi inoltre il festival si è qualificato per l'importante impegno a favore della conoscenza e della valorizzazione della filiera ittica nei confronti dei più piccoli. Prodetto e Kids, spazio realizzato all'interno della Cavea del Lido in collaborazione con il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.